Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel, su RimWorld. Allora amici, puntata con grandissime novità. Come già vedete, i nostri coloni sono aumentati. Perché? Perché sono andato avanti un po' off camera a fare i lavori che in realtà avevo iniziato nello scorso gameplay. Non ho fatto cose nuove, perché naturalmente quelle le faccio quando registro, però per andare avanti in quei lavori, dato che erano lavori molto lunghi, ho preferito farlo off camera. Partiamo subito dalla nuova arrivata, che è Kimmy. Lei è arrivata perché mi ha chiesto appunto aiuto, perché stava scappando dai pirati. L'ho accettata nella colonia, quindi è entrata a far parte subito nella colonia. Vi ricordate gli eventi che negli scorsi gameplay avevo rifiutato perché non avevamo ancora difese? Questa volta li ho accettati, quantomeno ho accettato quello di Kimmy. È arrivata nella colonia, abbiamo avuto subito dopo ovviamente un raid, però vabbè, è stato un raid niente di che. È arrivata una tizia con delle granate, si era messa qua davanti alle porte, per buttarmi giù una porta ha tirato una granata e si è suicidata, quindi vabbè, è andata bene così. E quindi lei si è aggiunta, lei l'ho presa perché è una dottoressa, è molto molto brava nel, dove cavolo è, ecco qua, medicina a 11, quindi è gran esperto, per cui è molto molto valida come dottoressa, per cui andrà ad affiancare la nostra doc cioccolato Ita, e quindi è utilissima. In più è brava anche nel sociale, e anche questo naturalmente ci fa comodo. Non è male a sparare. E poi vabbè, anche nel growing non è messa male, come anche nella ricerca. Non aumenta così rapidamente come nel sociale e nella medicina, ma comunque ci fa sempre comodo un aiuto in più. Poi che cosa è successo? Intanto mi sono arrivati un fottio di animali. Come vedete qua, i nostri animali stiamo facendo veramente una roba assurda, perché tutti gli aschi hanno partorito. Ne ho altre due femmine incinta di aschi, e in più mi si è aggiunta alla colonia una colonia praticamente di Labrador con tre maschi. In realtà non ho femmine, per cui per fortuna almeno questi non andranno a partorire, però sono altri Labrador che appunto si sono aggiunti. Dato che i cani vanno bene perché ci difendono, però il problema è che ci fottono anche tutto il cibo. Ho avuto un po' di problemi per questa cosa, proprio per il discorso del cibo, che me lo fregavano tutti i cani e i nostri coloni rimanevano senza. Ho visto che però i cani mangiano snowberry, le fragole. Mangiano le fragole, mi sembra che mangino anche il riso, se non mi ricordo male, quando lo tagliamo. Quindi praticamente che cosa ho fatto? Ho creato un Animal Area 2, creandolo da qua, New Animal Area. Dopodiché con semplicemente la zona, questa qua, faccio espandi nuova area. Ho selezionato l'Animal Area 2 e gli ho dato praticamente tutta la zona esterna alla colonia, compresi i nostri campi, diciamo, di fragole, che quantomeno loro vanno a mangiare lì e non mi entrano in casa, e quindi non mi fottono i cibi che andiamo a preparare, perché sennò è un disastro. Che cosa ho fatto poi? Ho raccolto tutti i componenti che potevo in giro per la mappa e ho costruito finalmente il nostro generatore geotermico con annesse, una cosa che mi avevate consigliato nei gameplay, altre 6 batterie che saranno di scorta alle 6 che abbiamo già, quindi in totale abbiamo 12 batterie, per cui fantastico. E ho finito di costruire la stanza dedicata al taglio della pietra, che è questo tavolo qua, e in più gli ho messo anche il tavolo della scultura, perché alla fine anche le sculture le farò, due ne ho già fatte di legno, e poi comunque le farò sempre in pietra, insomma in questi materiali qua, quindi è tutta roba che abbiamo qua vicino, per cui ho aggiunto anche questo. Come vedete, la colonia l'ho fatta tutta, come avevo già accennato nello scorso gameplay, con muri di pietra e per terra lo smooth floor, quindi il pavimento, quello diciamo più bello. L'ho fatto off camera proprio perché hanno impiegato un fottio di tempo a farlo, quindi non vi dico quanto tempo ci ho messo per fare tutto. Ho creato poi anche la zona di animali, quindi la stalla, come vedete, strapiena di animal bed, perché animali adesso ne abbiamo davvero davvero tanto e davvero tanti. E finalmente i nostri funghetti Devil Strand, ecco qua, che stanno crescendo, sono al 32%, quindi una volta cresciuti ci daranno la possibilità finalmente di avere della fibra ottima con cui fare dei vestiti. Ho tamato anche un mafalo, perché i mafali, questo è un maschio, sto tamando anche una di queste femmine, adesso non mi ricordo qual è, comunque sto tamando anche la femmina, così da farli partorire. I mafali sono utili sia per la lana sia per il discorso del latte che ci danno, molto molto utile. Poi
Sempre molto velocemente, ho riempito qua, ho finito le due torrette che forse avevo già finito nello scorso gameplay, non mi ricordo, e in più ho riempito qua di trappole. Le trappole sono, dove cavolo è, sicurezza, sono queste trappole qua, le facciamo semplicemente con il legno e ci possono fornire comunque un aiuto aggiuntivo. Anche qua hanno messo un casino che la nostra Leia stava andando appunto a costruire, cosa che voglio fare è mettere un paio di torrette anche da questo lato, perché qua abbiamo le porte, abbiamo un'altra entrata e quindi, anzi, lo vado a fare subito, andrei a mettere una torretta proprio qua. Poi, naturalmente, quando abbiamo i materiali la andiamo a costruire. E ne metterei una magari anche qua, che ci copra un po' la zona di arrivo, perché queste al momento sono le uniche due entrate che abbiamo. Naturalmente adesso dovrò portargli anche la corrente. Lo vado a fare subito. Allora, energia, portiamola di qua. Spenderò un fottio di... come si chiama, di alluminio, perché era ricavi, però comunque secondo me può essere utile, perché adesso vi faccio vedere perché sono utili le torrette, ma vabbè, penso l'avrete già capito. Altra cosa che ho fatto, ho completato la ricerca della idroponica, quindi per le colture idroponiche mi ha sbloccato finalmente i tavoli, questi qua, gli hydroponics basin, questi tavoli qua, che sono questi qua. Io ne ho già fatti tre. Vedete, 1, 2 e 3. Qua coltiviamo patate, qua coltiviamo strawberry, quindi fragole, e qua coltiviamo invece il riso. Al centro ho messo anche una lampada solare, questo per aiutare, diciamo, le coltivazioni. Infatti, se vado sul tavolo, anzi sui vari tavoli, ah no, adesso qua non me lo dà. Pronto per la raccolta. Ok, lo devo fare così. Il grow rate, quindi la velocità, diciamo, di crescita è al 178% per le fragole e al 152% per le patate, ed è addirittura al 230% per quanto riguarda il riso. L'idea, ragazzi, è quella di eliminare completamente tutte le culture che abbiamo all'esterno, creare una stanza grossa, che magari farò qua dietro, e andare a fare una stanza dedicata solo alla coltivazione idroponica. Questo perché? Perché riusciamo così ad evitare che i nostri coloni arrivino, vadano fuori dalla colonia all'esterno quando c'è troppo freddo, quando c'è troppo caldo, perché io ho appena passato un'estate con 60 gradi addirittura all'aperto, quindi faceva un caldo esagerato e se devono andare nei campi a lavorare è un gran casino. Dunque, metto un attimo in pausa perché qua abbiamo un raid, abbiamo questo tizio qua. Dove cavolo sta andando Chimp? A destra no, un par di palle. Torna dentro Chimp, perché hai dietro un tizio armato di clava. In realtà questo ci fa ben poco. Ok, mi hanno attivato le torrette, credo. Sì, perfetto. Mentre Chimp torna dentro. No, la mia capra sta andando lì, vuole attaccare il tizio. Porca miseria. E vabbè, la capra ce la salutiamo, tanto non è che mi serva un granché. L'ha ferito e comunque lo sta ferendo. Vuol dire che lo ammazza la capra? No, ok, non è riuscita ad ammazzarlo la capra, purtroppo. Allora, facciamo secco questo e poi andiamo a salvare la capra. Qui in Bip è stato colpito. Chi è che è? No, pure il cucciolino. Bastardo, ma ha ucciso un cucciolino. Vabbè, ne ho tanti di cucciolini. Speriamo che non mi becchi. No, mi sta beccando anche lui. Se arriva qua a copertura torrette... Ok, vai che gli sparano. Grande. Oh, perfetto, adesso gli sparano. Così, vediamo. Cagnolino, scappate però, che sennò ti beccano le torrette. Che cacchio fai? Ma porca miseria. Allora, la capra è schiattata. Ok, allora, intanto salviamo il cagnolino, va. Dunque, lui è sopravvissuto. Allora, lui come persona non è un granché, però incapace di niente. Dei tratti, diciamo, vuole una stanza particolarmente figa, se non ho capito male, e però è molto sensibile ai fenomeni psichici. Però io direi che come forza lavoro, con gli animali è bravo, col melee è bravo perché è un guerriero, e anche col crafting a 7, io proverei sinceramente a catturarlo. Lo catturiamo. Ah no, aspetta, pausa un attimo. Allora, aspettate, perché qua avevo dato la stanza a Kimmy. Qua la riassegniamo ai prigionieri e adesso a Kimmy gli andiamo a fare un'altra stanza per lei. Ok, salviamo assolutamente il cagnolino. Vabbè, la mazza ce la prendiamo, che tanto ci può servire. Niente, la capra purtroppo è schiattata. Vabbè, ce la prendiamo e la utilizziamo
come cibo. Addestramaffalo, no. Prima vammi a portare dentro la capra perché sennò ci sono 28 gradi fuori e rischiamo di farla andare a male, quindi direi che non è il caso. Vedete le torrette quanto danno fanno. Infatti, sui pochi raid che ho avuto fino adesso erano tutti disarmati. E quindi sono sempre riuscito a cavarmela senza neanche scomodare i miei coloni, per quello che voglio fare le torrette anche di qua. Perché così almeno, diciamo, li facciamo secchi o comunque facciamo una bella sfoltita di nemici direttamente prima ancora che entrino nella colonia. Quindi abbiamo una bella sicurezza in più e abbiamo soprattutto tutto il tempo di organizzare senza problemi le difese. Allora, vediamo lui, difficoltà di reclutamento 90. 1%. Allora lui piuttosto, dato che dubito riusciremo a reclutarlo, io farei una bella cosa. La nostra Kimmy purtroppo ha un problema di asma, vedete, al polmone sinistro nonché al polmone destro. Vorrei praticamente operarla. Che cavolo ho fatto? No, ho attivato la mappa, chiedo scusa del mondo, non mi interessa. Allora, dovrei praticamente operarla. Dunque, qua però mi dice rimuovi polmone, ma io non glieli voglio rimuovere, glieli vorrei sostituire. Probabilmente devo fare a lui un'operazione rimuovendogli il polmone, i due polmoni praticamente. Quindi iniziamo a fargli come operazione di gli porto via un polmone sinistro e lo andiamo a mettere alla nostra Kimmy. Lo so, ragazzi, sono crudele, sono bastardo, ma è così che funziona il gioco. Altra cosa, ho fatto praticamente il dispenser di pasta nutriente. Questo qua è un cibo che viene prodotto in automatico dai coloni, quindi non serve il cuoco per farlo. È molto più nutriente, almeno dovrebbe essere più nutriente dei pasti semplici, però fa molto più schifo. Quindi i coloni possono sì mangiare questo, però in teoria, se non ho capito male, il morale dovrebbe abbassarsi un po'. Però è un medico, vabbè, sì, io il medico ce l'ho, vabbè, adesso stanno dormendo, lo farò dopo. Comunque, io l'ho fatto perché, tra l'altro, appunto, me l'avete consigliato anche nei commenti. Di modo che abbiamo anche questo. Sto comunque continuando a fare i pasti. Anzi, peraltro, adesso vorrei cucinare un po' di pasti normali, perché adesso ho cucinato i Simple Meal e ne abbiamo addirittura 90, quindi per un po' direi che siamo a posto. Ne vado a cucinare un po' di quelli complessi, così almeno diciamo abbiamo dei nutrienti molto molto migliori. Questo è bloccato. Ah, perché c'è questo, cacchio, non avevo visto che era cresciuto l'albero davanti e non mi funzionava più la pala eolica. Allora, quale possiamo intanto stoppare le nostre torrette, perché tanto per il momento non ci servono. Poi altre cose al momento non ne ho fatte, cioè più che altro appunto è stato un lavoro di sistemazione di tutta la colonia. Ecco, ho fatto due sculture, come vi dicevo, in legno, che me l'ha fatta il buon Jacopo, e lui l'artista della colonia. La prima è venuta abbastanza schifosa, comunque ci dà sempre 26 di beauty e non è male, e la seconda invece gli è venuta decisamente meglio, perché è già normal e ci dà 52 di beauty, quindi molto molto di più, e l'ho messa appunto qua in laboratorio. Gli ho dato l'ordine a tutti di pulire, tranne a Jacopo che l'ho lasciato alla ricerca. Catastroficamente, ops. Ok, lui purtroppo è morto. Va bene, dovevamo fare l'operazione, ma purtroppo niente, non ce l'abbiamo fatta. Allora, lui è affamato, ma non può andare a mangiare. Ma lui può andare a mangiare qua, scusami. Perché in teoria, sì, vedi che lo mangiano il riso dall'Animalera 2, quindi qua ci sono, dovrebbero anche andarlo a mangiare. Forse non l'hanno ancora fatto. Akisak, dove sei Akisak? Akisak, per il momento ti do la possibilità di girare in casa, così vai a mangiare. Almeno siamo a posto. Ecco, una cosa che volevo provare a fare, ragazzi, poi ditemi voi anche nei commenti. Volevo creare una zona agricola qua fuori,
vicino alle tombe, praticamente per fare l'Aigras. L'Aigras è la pianta per gli animali. In realtà io però non so se possano mangiarla anche i cani, perché qua sinceramente non me lo specifica, o se sia solo... Che cavolo, ma la selezione no? Vai. O se sia solo per i mafali e queste cose qua. Però io comunque ci provo. Avevo già provato a piantarla, comunque adesso la rimetto perché poi l'avevo tolta. Però va bene, adesso la rimetto e vediamo se magari riusciamo a piantarla. Allora, Aleti era stata ferita da un cinghiale, quindi aveva lasciato giù l'arma. Gliela andiamo ovviamente a far riprendere. E qua appunto sto scavando tutta questa zona per creare delle stanze in più praticamente. Questo via perché non gli serve più, dato che il nostro povero Scorpion è bellamente schiattato. Ma sti cavoli, sinceramente mi spiace perché non ho più i polmoni, però vabbè, perché volevo farli sostituire alla nostra Kimmy. Però vabbè, ok, qua fanno un po' di pasti complessi, eccoli qua, il Fin Mill, ne abbiamo 9, ottimo. E quindi, oh perfetto, Doc è tornata a scavare e Jacopo sta facendo in questo caso la ricerca del meccanico. Ah ecco, ho sbloccato anche la forgia, anche quella l'avevo messa a fare l'altra volta, e ho costruito il Fuel Smithy. Questo tavolo da lavoro funziona a legna e praticamente possiamo creare... Ah, il meccanico è finito, perfetto, il banco... qui le armi da fuoco, ok. Praticamente qua possiamo fare l'arco, il coltello, la clava, insomma possiamo fare delle armi in più, però sono sempre armi a mano, non sono le armi da fuoco. Quindi nella ricerca... A questo punto il mortaio per il momento direi che può anche non servirmi. Proverei magari, anzi no, facciamo la produzione di droga, perché così poi posso fare letto medico, laboratorio di medicina, tutte queste cose qua. Quindi io inizierei a sbloccare la produzione della droga. Non ho intenzione di fare droga, ragazzi, perché il nostro chimp ogni tanto gli prende il via e va, perché sapete che lui è tossicomane, e quindi va a fumarsi i cannoni che abbiamo qua. Non vi dico che razza di cannoni si fuma, per cui non vado a produrre la droga, ma mi interessa per produrre le medicine. Allora, qua i due magazzini, questo che era per le armi, come vedete, l'ho riassegnato anche questo al tessuto perché non mi ci stava più la roba. Abbiamo talmente tanto tessuto che purtroppo non mi ci stava più, per cui ho dovuto necessariamente... necessariamente allargarmi, per cui poi andrò a fare anche un altro magazzino dove poi andrò a tenere le armi. Allora, tu hai questa al 56, no, questa al 33, ok. Questi sono al 64, no, ok. Invece questa, la t-shirt al 45, no, tieniti quelli che hai, che sono decisamente meglio. Ok, allora qua mi rimane da fare la camicia e la giacca a vento, però io questi li toglierei. Vabbè, la giacca a vento posso anche lasciarlo, perché non tutti ce l'hanno. Quindi me ne mancano un paio, per cui questa la lascio, la mettiamo su in cima. Ok, cappello da cowboy via, perché tanto ce l'hanno tutti. Facciamo qualche altra t-shirt e qualche altro pantalone. Perfetto, perfetto. Ok, così almeno facciamo anche un po' di vestiti in più. Allora, ah, tra l'altro è scoppiato anche l'amore tra Chimp e Kimmy. Proprio gli ultimi due nuovi arrivati, mi è venuto fuori il messaggio l'altro giorno che sono appunto innamorati, per cui li ho messi a dormire insieme. Infatti vedete che insomma sono contenti, perché lui è al morale a più 15 perché ha appena fumato, da poco comunque fumato un bel cannone, quindi vedete che l'erba serve a quello, diciamo, ad aumentargli ovviamente parecchio il morale. Dunque dovranno poi pulire, perché qua c'è vomito ovunque, c'è una serie di schifezze. Che cavolo è successo? Ecco, mi si è rotto il coso geotermale, porcaccia la miseria. Speriamo di avere componenti per ripararlo. Jacopo, broken components. Cacchio, questo mi sa che non posso ripararlo. Il maffalo è stato avvelenato dal riso. Vabbè, gli altri vedo che comunque mangiano, quindi boh, vediamo se poi, se gli animali qua con l'Aigras poi ci dovessero andare, tanto di guadagnato. Allora, io qua adesso di componenti purtroppo non ho più, se non qua,
Però io non so se qua possono andare a scavare perché qua c'è dell'acqua. Io provo, gli do l'ordine e vediamo. Perché poi purtroppo altri componenti ho preso e utilizzato tutti quelli che ho trovato qua. Dovrei scavare. Dovrei scavare tanto, ma non mi fido. Qua c'è il compact steel, quello ne ho trovato un fottio. Cimp sta andando a scavare, va bene così. Ah, intanto col meccanico, produzione droga. Ok, per i farmaci specifici sono necessarie ulteriori ricerche. Ok, quindi noi andiamo avanti con la ricerca nei farmaci e andiamo a fare il laboratorio di medicina, che è quello che interessa a me. Perché naturalmente mi interessa il laboratorio di medicina. Qua però dovrei aver sbloccato un po' di robe. Drug Lab. Ok. Non so se poi devo usare questo per produrre anche le medicine o no. Questo francamente non lo so. Comunque ho quello, ho il mechanic, machine table, insomma quello da meccanico, che potrei anche mettere qua, magari sposto, vediamo un po', sì, allora sposto queste qua, no aspetta, allora reinstalla, boh, mettimela qua, e questa anche, reinstallala qua, vai, perfetto, così adesso andiamo a fare come produzione il tavolo meccanico, che poi vabbè andrò a mettere qua appena mi spostano ste robe. Ecco, Chimp purtroppo deve fumarsi il cannone. Lui sapete che è tossicodipendente, quindi dà questi problemi qua, ogni tanto va fuori di testa, deve farsi una canna. E vabbè, guardatelo qua, eccolo lì. Vai che si accende il cannone, guarda. Guarda qua. Ok, ondata di caldo, Ale. E vai di nuovo con l'ondata di caldo. Ok, qua è lì che si fuma il suo cannone. Vabbè, contento tu, contenti tutti. Vediamo se il buon Jacopo. Ah, ok, lo sta facendo Aletia. Va bene, spostami ste robe. Perché devo. Perfetto, devo costruire il tavolo da meccanico. Benissimo, benissimo. Ok, tavolo da meccanico. Anche qua, naturalmente, gli andiamo a mettere una bella poltroncina, la mettiamo così, vai, perfetto. Allora, Jacopo, vai, costruiscimi subito il tavolo da meccanico perché voglio vedere che cosa ci sblocca intanto, che mi interessa particolarmente. Però non posso perché servono materiali. Ok, cosa ci manca? I componenti, naturalmente, ti pareva. È un bel problema. Adesso spero che mi arrivi anche una qualche. Ah, qua le torrette però le abbiamo costruite. Ottimo. E allora vado a mettere un altro switch qua. Perfetto. Devo mettere uno switch qua perché naturalmente devo poterle disattivare. Se no, queste ci ciucciano un sacco di elettricità per nulla. Qua in realtà però i componenti ci sono. Se qualcuno me li va a scavare, magari non sarebbe male. Vabbè, animali adesso qualcuno l'abbiamo perso, abbiamo perso la capra, abbiamo perso un husky, ma abbiamo altre due femmine di husky che sono incinta, quindi direi che per il momento non me ne preoccupo. Allora io manderei i chimp a scavare qua, perché ho bisogno assolutamente di componenti. Vai a scavare. Mi servono un fottio di componenti per fare il tavolo meccanico, perché voglio capire se posso già costruire le armi oppure se devo ricercare ancora qualcosa. Questo sinceramente non lo so. Vai, vai, scava, chimp, datti da fare. No, no, dove vai? Dove stai andando? Hai iniziato un lavoro, finiscilo. Mortacci tua. Sì, ma finisci questo, scusa, ormai l'hai scavato. Ma sarai pistola. Vai, vai, scava anche questo. Kimmy. Stai rimuovendo. Ah, ok, sta venendo lei a prendere i componenti. Perfetto. Chimp. Ma guarda che sei cornutazzo sei. Poi andrò anche a rinominare Chimp. Per il momento non l'ho ancora fatto, ma poi lo andrò a fare. Ok. Dai, scava anche questi. Che cavolo, ormai sei qua, ma sarai strunze. Madonna, madonna. Non hai bisogno di niente. Dai, non rompe le balle. Vabbè, questi li ha presi. Vediamo di fargli prendere anche questi. Tocca forzarli sempre a scavare. Oh! Madonna, ma guarda che sarà pistola, sto chimp. Ah, sta portando la volpe. Vabbè, senti. A sto punto
Porta la volpe. Dove sei? Allora, Leite, che stai a fa? Spostando wood. Ok, no, prendimi i componenti. Vai a prendere questi componenti qua che mi servono. Perché devo. Ah, ok, il generatore l'hanno riparato. Fermi tutti perché c'è un cargo pods e un ride. Perfetto. Allora, cosa contengono questi? Vabbè, ancora cannoni. Spero che arrivi una carovana, almeno li vendiamo tutti sti cannoni, perché se no non so che farmene. Allora, ok, sono in due. Allora, fermati. Aletia, scappa, scappa, eh. Ma scappa proprio, dai. Ok. Ah, meno male che non l'hanno toccata perché mi stava portando i componenti. Allora, qua le torrette sono attive. Ottimo. Allora, andiamo ad attivare anche queste, nel caso passassero di qua, almeno attiviamo anche tutte queste. Non so da dove vogliano passare, possono passare da sotto o da sopra, però vabbè. Allora, Leia, scusa, fai così, appizzami un attimo qua l'interruttore, pizza la luce, ovvero accendi la luce. Qua abbiamo messo un bel po' di trappole, quindi spero anche che ci vadano dentro. Allora, loro per il momento non attaccano. Questa, insomma, è così così, anche questa non è che sia niente di che. Questo invece è molto. È una donna. No, è maschio. Che cavolo dico? Maschio animal. Nella medicina è un mostro questo qua. E nel growing pure. Quindi questo mi interesserebbe assolutamente prenderlo. Purtroppo è pauroso. Però vabbè. E non vuole scavare. È pessimista. Quindi ha un effetto permanente di meno 6 sull'umore. Ha un melee più 6. Uno shotgun meno 6. Perché ama particolarmente il corpo a corpo. E questo. Is limited. Ah, forse non vuole parti bioniche praticamente. Credo, se non ho capito male. Cioè, quindi se nel caso dobbiamo sostituirgli qualche arto con qualcosa di meccanico, non ce lo farà fare. Vabbè, sti cavoli. Non è un gran problema. Qua non ho ancora i materiali, non so quanti componenti mi servono ancora. Boh, non ho la più pallida idea. Comunque, vabbè, dai, abbiamo 23 fin meal e 82 simple meal. Quindi direi che adesso, come cibo, finalmente ci siamo. Qua vedete che vanno a cucinare da soli. Chi vuole, naturalmente, il pasto quello nutriente. Quindi, comunque, è una cosa in più. Abbiamo un bel consumo di energia. Ok, stanno iniziando ad attaccare. Io i coloni non li sveglio perché tanto vabbè, infatti. Ma mi hanno attaccato di quale torrette, però dovrei riuscire in teoria a legnarli bene. Sì, lui è quasi andato. Ma hanno rotto però una torretta. Mo' esplode, la uccide. Ok. Va bene, fermati. Cacchio, mo' stanno tutti dormendo. No, lui non ce la faccio più a catturarlo, purtroppo. Purtroppo non ce la faccio. Questa qua è stramazzata. Vabbè, non mi interessa neanche prendere qua la roba, sinceramente. Mi tocca però rimettere un'altra torretta. Che palle. Perché mi hanno distrutto purtroppo la torretta. Allora, qua diventa sempre più indispensabile trovare il component. Perché se non trovo il component, sono messo veramente veramente male. Allora, farei così. Al momento il mine lo do a tutti a uno. Quindi Jacopo, per il momento la ricerca la lasci stare, tanto la fanno. Chimp la può fare perché abilità 10, questa 4, quindi gliela togliamo. Ah, però lei non può, Kimmy non può scavare. Ma lei può aumentare? No, mi sa di no. E la toglierei anche ad hoc. Per il momento lasciamo solo Chimp a ricercare, quindi miniera diamo 4. Construct, il costruttore sì, glielo lasciamo. Cooking, diamole un 3. Endel, questo glielo tengo perché Tama è un'ottima tamatrice. Però lei ha 13, quindi per il momento le lasciamo 3. Anzi, mettiamo 2, va. Ok, Warden e il sociale le lasciamo 1, va bene. Bene ragazzi, allora, dato che in questo gameplay mi sono dilungato veramente, veramente tantissimo quando gioco a RimWorld, perdo veramente la nozione del tempo, anche se ho il timer davanti, ma abbiate pazienza. E così, quindi vi divido questo gameplay in realtà in due parti, questa appunto è la prima parte e mi raccomando, non perdetevi la prossima puntata perché ci sarà appunto la seconda parte di questo lunghissimo gameplay che però ha riservato delle bellissime sorprese, quindi mi raccomando, non perdetevi il prossimo gameplay di
dedicato a Rimworld. Detto questo ragazzi, quindi io vi saluto, forza con i like, non ve li scordate perché sono importantissimi, condividete, soprattutto commentate, commentate tantissimo. Detto questo io vi saluto, noi ci ribecchiamo al prossimo gameplay, ciao belli!